Gocartv.com Collegatevi, eh? Parole di Oriano, uscito da Sboroni. Amici di GoCart TV è ufficialmente partita la stagione 2014 del campionato Easy Kart e Kart Grand Prix. E oggi all'interno del nostro studio televisivo saranno tantissimi gli approfondimenti su questo primo round che è andato in scena presso il Circuito di Siena. Tantissimi gli ospiti, abbiamo anche i vincitori e ve li vogliamo presentare subito. Partendo da Francesca Sardella. Ciao, referente naturalmente del gruppo BIREL. Per poi andare avanti con Roberto Baroni. Ciao a tutti. E naturalmente non può mancare la voce della Easy Cart e Cart Ka Grand Prix, Federico Spichisi. Buonasera. Ed ecco finalmente i veri protagonisti di questa trasmissione, ossia i primissimi vincitori del campionato appunto Easy Cart e Cart Grand Prix indetto dal gruppo Beerle. Partiamo col piccolissimo vincitore della 60 Easy Cart, Andrea Rosso. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Vediamo che è subito molto carico e poi Daniele Vezzelli della 100. Ciao. Vincitore della 125 Master e campione 2013 Marco Iannotta. Ciao. Mentre per la carta Grand Prix ad imporsi è stato il milanese Giulio Parolini. Ciao a tutti. Ecco, manca solo Lorenzo Petrucci che ha vinto nella 125 Shifter perché è rimasto a piedi a Pisa mentre stava venendo qua. Comunque, abbiamo le sue immagini la sua intervista. Dopo vi parleremo meglio anche della sua, della sua gara e della sua categoria. Ma prima di entrare nel vivo delle sfide, appunto, EasyCart e Kart Grand Prix, amici di GoKart TV, vogliamo passare la parola a Francesca Sardella, che come detto è il referente della birra, e gli vogliamo chiedere eh, qual è la filosofia di questo monomarca fortunato. Allora, la filosofia del gruppo Birel è sempre stata fortemente orientata alla promozione del karting e specialmente al settore giovanile. Dopodiché eh, nasce più di dieci anni fa, anche se la prima gara è di 12 anni fa, il trofeo monomarca EasyCart, un monomarca che vuole in tutti i modi far emergere le capacità del pilota, azzerando le differenze tecniche. Eh, quindi, eh, i mezzi con cui si eh, partecipa a queste competizioni sono mezzi Easycard, mezzi pronto uso, di conseguenza eh, hanno un rapporto qualità-prezzo molto competitivo, sono completamente accessoriati e compresi di pneumatici. Eh, questi mezzi sono stati studiati e di conseguenza il regolamento del trofeo in modo tale che ci siano delle restrizioni, delle limitazioni. Eh, che permettano eh, al valore del pilota di emergere. Benissimo, quindi eh, deve, deve vincere il migliore. Deve vincere il migliore, vincere assolutamente. Il migliore. Ecco, e da quattro anni il gruppo Birel sempre ha creato la carte Grand Prix. Ci vuoi parlare anche di questo progetto importante, ambizioso e molto competitivo? Anche, Esattamente, allora, Car Grand Prix è un monomarca di motore, il promotore è la BMB, una società del gruppo Birel, nasce in risposta alle esigenze dei piloti più ambiziosi e più competitivi. Eh, si differenzia dal, dal, dall'EasyCart perché eh, il telaio è libero, può essere qualsiasi marca e modello. E anche le, diciamo, le limitazioni regolamentari tecniche sono nettamente più soft. Ecco, mentre eh, ora veniamo ai giorni nostri, è partito il campionato, abbiamo visto che tu nel paddock di Siena eri una freccia da una parte all'altra, anche perché eh, curi i bambini, eh, la 50 Training, training che dopo ne, ne parleremo un po' più approfonditamente. Ma tutto è partito il sabato sera con una, un buffet di gala. Con le premiazioni dei vincitori 2013. Sì, quest'anno abbiamo deciso di organizzare gli awards eh, EasyCard e Car Grand Prix in occasione della prima eh, gara dell'anno. Eh, nel corso degli awards, noi premiamo i vincitori dei trofei nazionali di tutte le cinque categorie, i vincitori dei trofei di area, l'anno scorso si sono svolti i trofei regionali del nord e del centro su tre prove. Premiamo tutti i bambini che hanno preso parte alla manifestazione Easy Training nel corso dell'anno, che hanno seguito Bellissimi il percorso piccolini. formativo e, eh, ed è l'occasione per il gruppo Birel di eh, consegnare dei riconoscimenti speciali, come li definiamo noi, ai partner, ai media, alle autorità che comunque ci sostengono nel corso della stagione per far sì che appunto il nostro trofeo possa dare più ampio spazio possibile a questi, agli appassionati di questo bellissimo sport. Perfetto, vi abbiamo parlato del gruppo Birel, del monomarca Easy Cart e Cart Grand Prix, ma ora è tempo di sfide, è tempo di entrare nel vivo del paddock di Siena e infatti a tal proposito abbiamo preparato, prima di andare a sentire i vincitori, una piccola clip che riassume un po' l'aria e l'atmosfera che, che si respirava nel paddock toscano. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You yeah, like to move it. move it. I like to move it move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it you yeah, like to move, move it. Move it. Goodbye, you, eh sì, c'erano veramente tanti tanti piloti, 160, come avete visto da, dalle immagini che abbiamo, abbiamo potuto appena vedere, e ci sono state categorie dove veramente l'agonismo è stato altissimo, come la eh, 60 Easy kart. Questa 60 Easy kart che è, è forse la categoria più difficile anche perché ci sono davvero tanti tanti bambini che si confrontano. Ha vinto Andrea Rosso, prima di andarlo a sentire insieme a Federico Spicchisi vogliamo eh, gustarci insieme a te un po' quali secondo te sono stati eh, gli attimi più coinvolgenti di questa gara. Ma guarda, come da sempre a Santa Isi il coinvolgimento inizia dalle qualifiche, è una delle categorie dal pronostico più incerto. A Siena è stato così, come le altre volte, forse, a differenza delle altre volte, non c'è stato quel lungo treno che dal terzo giro va fino al, tra... va fino al traguardo. E questo, probabilmente, è stata l'abilità che ha portato il nostro Mr. Red a vincere la prima gara stagionale, ma sarà difficile che si ripeta questo copione sugli altri tracciati. Ecco allora Andrea, come hai vissuto questo weekend? Per te non così tanto difficile, abbiamo visto che sei stato quasi sempre davanti. Non così tanto difficile domenica, abbiamo avuto più che domenica problemi al sabato, e non tanti al sabato, più il domenica mattina il warm-up. Warm-up non è andato bene, allora abbiamo cambiato tutto. Abbiamo diciamo azzeccato magari le pressioni delle, delle, delle gomme. E... Con una gran pole position, dai. Sì, dai, sabato. abbiamo fatto la pole position, siamo contenti. E poi in mancio un errore mio mi ha portato alla terza posizione. Okay. Però poi in gara ci siamo rifatti in finale. Ecco, abbiamo visto che a parte i primi due giri un po' eh, così concitati, poi hai preso il tuo ritmo, sei andato davanti e nessuno ti ha potuto fermare. Sì, a parte che la, par la partenza, che è sempre un, un mio errore, che la sbaglio, la, la sbaglio sempre. I, e i primi due giri che ero proprio in palla, non. Non ero me stesso. E poi cosa è successo? Poi ho incominciato a prendere il mio ritmo, la mia sicurezza e sono scappato grazie anche a, a quelli che avevo dietro che hanno incominciato a battagliare, che mi hanno portato alla vittoria. Cosa, cosa ti aspetti per questo campionato che è appena iniziato? Eh, penso che la vedi, vedi bene. Ci vedi bene per il futuro? Vedo però. bene e spero che il campionato si ripeta come l'anno scorso perché Cristian Cobellini l'anno scorso ha vinto la prima gara e ha, e ha vinto il campionato. Quindi spero che si ripeta l'avvenimento la, diciamo, dell'anno scorso. Comunque, vedo un campionato non facilissimo con Leonardo Caglioni che è arrivato vicinissimo Secondo, anche ricordiamo. alla vittoria. Mattei Cacoschi, Paolino Orsini, Ma Caluso come Gabriele Avasili sono arrivati vicini comunque alla vittoria. Lì è stato magari piccoli errori che hanno pagato. Perfetto. Piccolo flash su chi saranno anche secondo te i protagonisti e come hai vissuto questa gara? Ma eh, Mr. Red mi ha suggerito forse quello che ho visto meglio questo weekend sia Leo Caglioni. Ha fatto una gara che. Ricordiamo eh, Emilia Kart. Sì, che l'ha visto maturato. M lui andava molto bene sulla pista che preferisce che Branduzzo, adesso sta andando bene anche in trasferta. Però mi sa che il tuo compagno di squadra. Paolo Orsini ha capito che la prossima volta non deve battere con Kaczowski ma deve prendersela di più con te forse per Ricordi, il campionato. Ricordiamo team MLG, MLG, perfetto un team che ho potuto conoscere anch'io domenica, sono, sono simpatici e molto molto preparati. Si va un attimino in pubblicità, grazie per il momento ad Andrea, rimanete con noi. Mecomer, azienda leader nel settore dello sbaltimento dei rifiuti industriali. Da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it Bring the action. Monza Track Day ti offre la possibilità di scendere in pista da protagonista. Con la tua auto potrai girare sul tracciato del Gran Premio d'Italia di Formula 1 in tutta sicurezza, dando sfogo liberamente alla tua passione. E allora, vuoi testare le tue doti di driver? Vai sul sito monzatrackday.it e scopri il calendario Monza Track Day 2014. Vieni a correre nel tempio della velocità di Monza, non farlo in strada. Britney, con oltre 1000 metri quadri la nuova showroom MondoCard di Nerviano alle porte di Milano è risultata essere il negozio dedicato al kart più grande di tutto il mondo dai ricambi all'abbigliamento troverai nel nostro negozio tutto ciò che cerchi ai migliori prezzi di mercato uno staff competente ti guiderà nelle diverse zone tra cui anche l'area usato la scuola kart e due officine attrezzate per qualsiasi lavorazione inerente a motore e telaio squadra corse inoltre su mondocard.com troverai ottimamente Oltre 10.000 articoli a prezzi da urlo non hai tempo di passare in negozio seleziona consegna in pista potrai ritirare il tuo ordine in pista presso il nostro negozio mobile mondo kart. tutto ma proprio tutto e subito ok prima di parlarvi della 100 easy Cart, un piccolo bilancio Federico su questa finalissima punto 60 easy ma è come sempre di altissimo livello se vogliamo dare un voto è dall'8 in su Sta confermando quelli che sono i favoriti sulla carta, sul pronostico, quindi abbiamo visto dietro, di, dietro Paolo Orsini quarto, Katsovski terzo, Macaluso quinto e um, Gabriela Vassili sesto, a Siena chi aveva un po' di esperienza si è messo in luce. Infatti in nuova categoria, la categoria la Young per chi è praticamente buttante al 60 ha dato questa differenza. Non so chi si potrà mettere in mostra nelle prossime gare, dipende da quanto andranno forti questi 6 o 7 che, che ho detto. Perché... Ecco, non l'hai dato Leo Caglioni, naturalmente avrà andato Eh, perché è dato secondo. secondo... Certo. Forse è l'unico che può proporsi come nome mezzo nuovo perché ha già fatto dei podi la scorsa stagione. Perfetto, mentre per quanto riguarda l'accento, come l'hai vissuta Fede, cosa hai visto di, di importante? Bah, ho visto importante il, la maturazione di Daniele, che rispetto all'anno scorso è andato ancora meglio. Un ottimo Brigatti che è partito quasi bene, ma poi ha dovuto subire il recupero di Daniele, che sembra quasi avesse pianificato la gara dall'inizio alla fine. Un po' stile. Stile Sciumi, così lo ricordiamo, visto che in quel momento se lo stanno dimenticando tutti. E poi, visto così, come nome relativamente nuovo, visto l'unica ragazza che sta correndo, almeno c'era a Siena, a Laura Galeati, che rispetto allo scorso anno comincia a, a essere stabile nella top ten. E spero che vada avanti così. E naturalmente il weekend di gara glielo vogliamo chiedere al vincitore Daniele Vezzelli su come l'hai vissuto. Ma al sabato non siamo andati molto bene perché avevamo dei problemi eh, di assetto ma alla fine, alla, alla domenica nel warm-up siamo andati bene e avevamo risolto alla fine tutti i problemi in qualifica siamo andati discretamente io ho avuto un po' di problemi con le gomme nuove perché sono diverse da, da quelle normali. Okay. E, e poi in prefinale ho fatto una buona partenza e sono riuscito a vincere. E in finale è stata dura perché alla fine, alla partenza, e non sono partito molto bene. L'abbiamo visto. <ride> Sei stato sfilato da due, sì. da due piloti? E poi alla fine... È Andata abbastanza bene, che sono riuscito a recuperare eh, i primi due e poi li ho passati. Ce l'ho, ragazzi, che avete fatto. Però corretta, eh, Federico. Sì, sì, ecco, una cosa beh. generalizzata sul weekend di Sena: a livello agonistico, mantenuto rispetto al passato, forse qualcosa in più, una correttezza esemplare, come comunque accade ormai da anni nel trofeo. Io volevo fare una domanda a Daniele, ma quando hai visto Brigatti, che era un po' lontano. Eri sicuro di farcela? O? No, perché vedendo come avevo fatto io nella, nella prefinale, che a tre giri dalla fine ho cominciato ad avvicinarmi e poi sono passato, non ho mai smesso di. cioè, non mi sono mai calmato. Quindi giù il piede, avevi il mirino, l'hai raggiunto, l'hai scavalcato, e braccio destro alzato sotto la bandiera scacchi. Gran vittoria per il modenese appunto Daniele Vezzelli che si presenterà sicuramente come eh, pilota per il momento da battere in questo 2014 della competitiva categoria 100. Ecco per uh, invece facciamo un salto indietro. Eh, la pista di Siena non è molto facile da quello che abbiamo visto, vero Marco? è una pista molto difficile e abbastanza tecnica anche. ecco e abbiamo chiesto a un team manager ossia ad Alessandro Zanoni della Rope come si eh, può mettere appunto il telaio su questo circuito impegnativo e bello toscano sentiamo Salve a tutti sono Alessandro Zanoni team manager della Rotalmet Rope Motorsport e siamo qua sul circuito di Siena siamo riusciti al debutto con un pilota di Roma Lorenzo Petrucci a fare la pole position siamo molto contenti per un setup migliore per Siena, un setup che funziona per Siena è un setup comunque morbido perché la pista è molto sconnessa e serve riuscire a tenere le ruote per terra il più possibile. Dobbiamo avere un buon motore, un buon grip in accelerazione e niente, a grandi linee è così, insomma, noi abbiamo lavorato cercando il morbido per riuscire ad andare forte e questo ad occhio ha funzionato. Siamo molto contenti, è partita bene, siamo in, eh, la categoria ha preso animo, siamo 16-17 piloti, quindi al debutto, insomma come prima gara, secondo il mio punto di vista è un buon, è un buon successo e cercheremo di portarne ancora di più lavorando bene e speriamo che anche gli altri delle, campionati, delle altre categorie ci credano in questo prodotto perché secondo noi funziona. Federico, anche per questo, per questo accento un brevissimo flash sulle emozioni appunto della corsa. Ma sì, eh, qui ancora più della 60, i favoriti sono arrivati nelle nel primo cinque posizioni, i corri dietro a Vezzelli, a Brigatti, a Federico Malvestiti terzo, Anna Laura Galeati come dicevo, Corso Bene, quarta e quinto. Suggeritemi. Luigi Beneventi. Luigi, Beneventi. Luigi Beneventi, non si può eh, ricordare tutto, questa eh, so, eh, volta okay. è bella la diretta. Dicevamo, eh, quindi i favoriti sono stati i primi 5. Sarà una categoria che nel proseguo della stagione vedrà tanti nuovi ingressi. Purtroppo, solo al debutto, non saranno subito vincenti, però potranno modificare un pochino l'equilibrio di loro 5 e di chi si inserirà, magari tra coloro che sono stati nella top 10. Che ormai il discorso è legato in queste posizioni. Ora eh, si parlerà di 125 master, una 125 master che da un anno e mezzo ormai vede come protagonista Marco Iannotta che è stato premiato anche il sabato sera come campione 2013 della categoria e ti sei imposto anche in quel di Siena, nel primo round. Ecco Marco, in questa categoria stai facendo la differenza. Eh, sì, dai ci siamo, ci, ci siamo trovati molto bene con questo telaio, anche se è come quello della 100, ma riusciamo diciamo, a imporre la nostra forza. Eh, questo weekend è stato un weekend molto duro perché a sabato abbiamo avuto un inconveniente e grazie al staff della Birel siamo riusciti a risolverlo. Quindi è grazie a loro che domenica ho corso e li ringrazio molto. E anche a Papà Antonio. Anche a Papà, ovvio, <ride> quello sempre. Eh, poi per quanto riguarda qualifiche ci siamo, abbiamo fatto terzi, positivi, bene, mentre per manche finale siamo riusciti a, imporsi, a imporci e vincere. La gara è stata diciamo, dura perché inizialmente sono sfilato subito secondo e niente, poi sono, sono riuscito a superare il mio compagno Palluzzi e ho continuato così fino al traguardo. Ecco, Quindi. per te quest'anno c'è l'obbligo di tenere alto il numero uno. Eh, certo, infatti nei, nei miei adesivi c'è l'uno in eh, tricolore perché devo portarlo avanti questo numero, ecco. cercare di rifarmi anche quest'anno. Federico, protagonisti di questa 125 Master? Ma, della gara di Siena l'ha già detto Marco, Lui essenzialmente lui e Palluzzi, che sono un po' i giovani più forti, però ho visto molto bene anche tra i Majors, eh, spreafico, un nome su tutti. Volevo sentire da Marco che ha iniziato molto bene, che con un nuovo punteggio vince la Siena con il, il correttivo dei, dei partecipanti, Sarà, è un ottimo trampolino di lancio, se lui pensa di curare di più il suo compagno di squadra Palluzzi e gli altri minor o se tra qualcuno tra Sperafico e gli altri della Majors può essere un cliente molto difficile in ottica di campionato. Certo, ma tutti i piloti, non solamente anche Sperafico. Sì, lui è uno tra i tanti che può darmi fastidio, ma tutti sono così. Non sono da tenere all'occhio, ecco. Eh sì, <ride> ok. Uh, Quest'anno in um, queste puntate della Easy Cart e della Car Grand Prix in studio faremo venire uh, per ogni volta un uh, personaggio diverso. Questa, la, questa volta è appunto il turno di Roberto Baroni che da 12 anni è sostenitore accanito e sempre presente nel circus della EasyCart. Ciao Roberto. Ciao Ricky. Ecco, insieme a Roberto vogliamo parlare brevemente di come è cambiata questa EasyCart, questo monomarca, in 12 anni. Beh, io l'ho vista nascere e ho anche contribuito a farla partire, in effetti. E... È stata, stata un'avventura che cambia, fra le altre cose ho portato anche le immagini della primissima gara che era maggio del 2002, mi ricordo ancora a Gordona e c'era uno sparuto gruppo di, di, di piloti che hanno detto ma sì facciamo questa nuova avventura e fra i quali ricordo anche due carissimi amici c ho anche la foto se poi la mandiamo come contributo Yuri Chechi e Daniele ah, Borsari sì. anche loro hanno partecipato alla primissima gara diciamo che io nella prima gara non ho proprio partecipato perché partecipava mio figlio lui è quello che le ha fatte tutte anche perché io dovevo seguire un po' tutta la tutta la macchina che stava andando comunque da allora sono cambiate davvero tante cose sono cambiate eh, prima di tutto a livello di regolamenti allora la prima gara non prevedeva la, la 60, non prevedeva la 100, prevedeva soltanto la 125 con il vecchio motore, adesso abbiamo il BMB e eh, diciamo che era un regolamento appena abbozzato. Però, già dalla prima gara ha fatto subito vedere che sarebbe stato qualcosa di vincente. Perché nel panorama cartistico, fra altre cose, posso dire una cosa. Ho recuperato anche la mia foto di quando io ho cominciato nel 1966 a correre in kart. Eh no. E diciamo che da allora non c'è mai stata una categoria monomarca dedicata al fatto che le persone potessero comprare un kart, salirci sopra e andare a correre. Questo avveniva negli anni '60 con dei kart diversi. Questa è stata una. Un'innovazione veramente incredibile. Scambio. E ha avuto un grande successo, in effetti. Torneremo a parlare con Roberto Baroni dopo la pubblicità. <sussurra> ma mia ascighi, ma. ma... Ma, mia, ma sono io, sono Riano, il capomeccanico della Formula 1, ma così ci faccio qua? Ma perché ho scoperto questo nuovo sito, Gokart TV, una cosa spettacolare, eh? è la prima web TV in onda 24 ore su 24, <ride> qualche roba, tematica eh? sui Gokart. Come mai Gokart? Eh, perché lì andiamo a vedere se ci sono i tabacchini veloci eh? per il futuro della Formula 1, ma si capisce. Cosa troviamo su questo sito, che è uno spettacolo, è velocissimo, eh? Io te lo spiego. La Web TV, creata come un vero e proprio canale televisivo 24 ore su 24, gode un palinsesto nuovo, ricco e sempre aggiornato. All'interno del sito si può consultare un servizio di sicuro interesse, il portale. In questa sezione si può interagire in tutte le regioni d'Italia e trovare le attività che più possono interessare. E allora ci siamo capiti, eh? Ci vediamo su gocartv.com. Correte subito sul sito, uno spettacolo! Oh, ma lui è già andato! Il tuo sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno dei circuiti più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo da battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, 50 esemplari al mondo. Macchina molto prestazionale con 240 cavalli ed un peso di 930 kg. Diversi sono i pacchetti che vengono proposti, dal giro singolo a turni in pista da 25 minuti, anche divisibili tra più persone. Regala o regalati un'esperienza di guida su una vera auto da corsa. Rivivivrai poi la tua giornata da pilota in tv. Per informazioni e prenotazioni, www.ilcosogniimpista.it. Roberto! Che cosa hai provato quando Oscar Sala, presidente della Birel, ti ha premiato durante il Galà? È stato un momento appagante, unico e poi soprattutto perché è stato un complotto da parte di tutto il paddock, praticamente io non sapevo nulla, infatti ero vestito anche in una maniera così e quando Oscar, che fra le altre cose è un caro amico, lo conosco dagli anni 60, e ha detto "E adesso il premio alla carriera", insomma, sono rimasto emozionato e questo premia veramente tutti questi anni, certo. il mio team, il mio team dicono alla droga che è veramente tanti anni che siamo. Sono veramente contento e ringrazio, ringrazio tutti gli amici della Birrel perché li considero veramente amici. Grazie a te Roberto di essere intervenuto oggi qui con noi. Federico, kart Grand Prix, una delle categorie più competitive. Più belle, dove emergono davvero i talenti di, questo, di questa disciplina, di, questi, di questo monomarca. Abbiamo con noi appunto il vincitore Giulio Parolini, che lo vedevo da sotto il casco che sudava, sudava perché non è stata sicuramente facile. Piccolo flash sulla gara, Fede. Ma una delle finali più calde anche perché, se corse nell'orario di, di una bella domenica di primavera e calda. E il livello di competitività è veramente molto alto, ci sono tanti ragazzi tra di Giulio che stanno passando direttamente in Direct Drive, quest'anno poi c'è la classifica unica e quindi ancora un confronto più diretto e sicuramente apertissimo. Il pronostico ora dice Giulio Parolini, ma non lo so, da Cervi in avanti cosa succederà, anche se Giulio ha acquisito un'ottima autorità e da qualche stagione che è lì pronto. Protagonista ha già, già vinto e ma ormai è pronto a diventare uno dei continui protagonisti. Giulio, allora, sul tuo first hai fatto la differenza. Sicuramente non facilmente. No, ci ho messo un po' a fare la differenza perché sabato abbiamo avuto molti problemi. Non si capiva anche perché, però, pian piano ci siamo messi, ci siamo sistemati. Anche in qualifica c'è stata una rottura, e quindi ho fatto il quarto posto, ma potevo migliorare e ovviamente nella gara andavo bene e sono riuscito a vincere poi anche Sampieri andava veramente forte come ragazzo veramente bravo però mi sono divertito questa gara oltre ad aver vinto, vabbè se non ti sei divertito tu che hai vinto comunque davvero complimenti l'abbiamo vissuta da vicino la gara è stata veramente molto emozionante Podio e due pensieri sulla corsa, Fede. Oh, a San Pier è andato molto bene, infatti ha andato podio terzo. Sono andati bene davvero tutti. Vorrei spendere due parole, resterei in casa First Quirch Racing Team perché ho visto andare molto meglio del solito, più di Giulio, eh, il suo compagno di squadra, no, che all'inizio, Andrea Bagnato, è andato veramente mm. molto forte, soprattutto in una mancia di qualificazione. Vorrei chiedere a Giulio cosa, che segreto gli ha passato, ho visto Andrea veramente in forma. No, beh, è un bravo pilota anche lui. Cioè, cioè, era sistemato bene come telaio anche lui poi anche più esperto di me anche da più anni che corre nella Car Grand Prix eh, so, cioè, sono sicuro che va come me come pilota anzi secondo me anche migliore perché in certe gare andava molto più forte poi in qualifica ha fatto quinto tempo È che in gara ha avuto qualche contatto però anche lui poteva giocarsi anche il podio il podio ci arrivava secondo me chiudiamo con Giulio qual è l'avversario che temi di più nella Car Grand Prix? Ah, eh, Gastone si è fatto vedere in questa gara, anche Grison ma un po' tutti secondo me, i primi dieci sono lì, quindi All bisogna tutti. stare attenti perfetto restiamo in casa Car Grand Prix parlando della Shifter questa, questa categoria col cambio di marcia, l'unica presente nel, nel weekend appunto toscano allora, Fede Partenza subito concitata e poi... Eh sì, è stata l'unica categoria con un contatto al via di quelli importanti che a Siena sono sempre una grande minaccia e, e loro uh, rappresentano un po' le loro quattro categorie, sono stati bravissimi a evitarle nelle loro quattro finali. È peccato che non ci sia il vincitore perché è davvero la grande novità di questo weekend, vincitore al debutto, Lorenzo, Lorenzo Petrucci. Petrucci, esatto. Una categoria che è andata molto forte e secondo me ha progredito anche perché a Siena abbiamo girato sul 41 bassissimo, sono stati veramente velocissimi, è sicuramente la categoria regina e il livello di competitività si è alzato forse anche per via della classifica unica, ho visto andare veramente molto bene Marco Pagani ma anche Andrea Montagnani, stiamo parlando dei majors che sino a questo momento sembra che siano rivitalizzati dal confronto con i giovani, peccato per esempio per Montagnani e anche per Quintarelli che praticamente non hanno disputato la finale, ma ci saranno sicuramente modo di rifarsi. Stava venendo qui Lorenzo Petrucci, ha rotto la macchina a Pisa. Eh, ci dispiace davvero tanto, però abbiamo realizzato su, sul campo gara l'intervista appunto al termine della corsa. Vai, vai. La corsa è andata dirigiamente, il... prima gara in KZ, ah, ho fatto fatica un Boncaziani, po' i primi giri a prendere il ritmo, poi Antonio, è venuto naturale. La pista com'è, la pista è sempre una pista eccezionale che permette di vedere la differenza dei piloti sia in staccata che in percorrenza curva, è una pista che conosco abbastanza bene, da ormai sono cinque anni che ci corro. Eh, e però, in 25 giri diventa una pista molto pesante, quindi gli ultimi giri non ce la facevo più, è andata comandata. Ragazzi, che belle gare che abbiamo vissuto in quel di Siena. Prossimo appuntamento a Cervia ce lo dirà Francesca quando? Il 6 aprile, vi aspettiamo tutti a Cervia. E noi ti ringraziamo Francesca della tua Grazie presenza. Grazie a voi, buona serata a tutti. Così come ringraziamo il nostro Roberto Premio alla Carriera Baroni. Sì, che però io sarò a cervi a correre, perché io quest'anno faccio tutto il campionato. Eccolo! <ride> Benissimo, quindi occhi puntati su Roberto, il nostro Federico Lingua Lunga Spichisi. <ride> Buonasera, spero mi, qualcuno mi ingaggerà come sabotatore, visto che sabato sono attivati tutti i vincitori. Perfetto. La prossima volta qualcuno li metterà, prenderà l'idea, penso. <ride> e poi salutiamo con, con grande affetto i nostri vi, primi vincitori del campionato Easy Kart e Car Grand Prix. Andrea Rosso60. Ciao a tutti, ringrazio il mio team MLG, ma soprattutto i miei genitori che mi permettono di fare questo sport, ringrazio il mio meccanico Andrea che comunque si è impegnato molto per, per farti vincere. Per farti per farmi vincere e saluto con grande affetto mia nonna Anna che non sta purtroppo molto bene. La salutiamo anche noi. Daniele Vezzelli. Ciao a tutti, eh, io volevo ringraziare eh, il mio sponsor, trainer, che mi permette... Di correre, Perfetto. di fare questo sport. E poi il bravo Marco Iannotta. Ciao Marco. Ciao, io volevo ringraziare soprattutto mio papà che Antonio. È mio papà Antonio, che è anche il mio meccanico. E poi, come ho già detto prima, la Virel per l'aiuto che mi ha dato sabato. E poi salutiamo il nostro Giulio Parolini. Ciao a tutti, voglio ringraziare il Quirci Racing che mi ha aiutato molto. E ringrazio mio papà per lo sponsor okay, della stagione. Grazie a papà Parolini. È tutto, alla settimana prossima. cartv.com collegatevi e eh. parola di Oriano uscito da Sboroni